Flavio Palladino. Dopo la sconfitta di Gubbio, questa è un po' rocambolesca questa vittoria con la Viterbese, però ci serve un po' per il morale, per quello che state facendo, anche perché è un gruppo totalmente nuovo. Sì, sicuramente questo è lo svantaggio più grosso, lavorare con un gruppo nuovo e cercare subito di trovare soprattutto il modulo giusto e le soluzioni giuste. Sappiamo che ci manca qualcosa, però questi 20 giorni mi sono serviti per capire qual è la strada da intraprendere. Ecco, sappiamo che il presidente, lo sentiremo, che vuole cercare di rinforzare ancora più la squadra, anche perché il campionato, tu hai visto già di che livello è. Ma il campionato è lungo, soprattutto al di là che il livello è altissimo, ma è un campionato fatto da 20 squadre, ci sono 4-5 turni infrasettimanali e quindi ci serve una rosa all'altezza e ci servono giocatori che siano in grado di sostituire quelli che scendono in campo, perché ripeto, il campionato è lungo e bisogna lavorare tanto, però al di là di questo so che la società si sta muovendo, quindi io spero che al più presto, che all'inizio del campionato, possano arrivare i giocatori che ci possono dare una mano. Ecco, anche perché hai tempo, perché il 28 sarà prima di campionato, il ritiro avete finito a Cascia, adesso starete a Castorano, quindi è anche un modo più così per fare un po' più quadrato intorno a tutti. Sì, sì, no, noi diciamo che la quadratura l'abbiamo trovata, ci mancano due o tre pezzi importanti, la società lo sa che ci mancano giocatori importanti, ma non importanti perché servono i nomi, giocatori che di categoria, che hanno esperienza e soprattutto che ci diano una grossa mano, perché questo è un gruppo sano, al di là di quello ci serve qualcuno. Ecco. Complimenti per oggi, in bocca al lupo per il prossimo. Grazie, ma c'è ancora tanto da lavorare. Grazie. Grazie Ottavio. Questa è entrata al momento giusto, anche perché stavamo un po' così riprendendo sta partita, ha avuto un grande assist a Berardocco, però a modo tuo hai fatto il gol, come sappiamo che sai fare. Sì, sono entrata al momento giusto, soprattutto in questo momento chi entra dalla panchina deve dare quella brillantezza in più, perché abbiamo finito oggi il ritiro, sicuramente i carichi di lavoro sono maggiori in questo momento e ci stiamo preparando per l'inizio del campionato. Una vittoria che ci voleva, che fa morale, ma quello che conta è la reazione, insomma, dopo l'1-0, reazione che a Gubbio non c'era stata, invece oggi abbiamo ribaltato il risultato e quindi fa ben sperare per l'inizio del campionato. Sappiamo che c'è ancora molto da lavorare e che sarà un campionato difficile, ma noi ce la stiamo mettendo tutta insieme al mister per cercare di essere pronti per il 28 e per la prima in casa. Complimenti. Grazie. Presidente, abbiamo ripreso questa partita per il rotto della cuffia, però giustamente il calcio estivo non è veritiero, ma lei sta lavorando per sistemare meglio sta squadra. Ma a me non è piaciuto oggi, se dico, molti elementi non hanno dato quello che dovevano. Speriamo che sia soltanto un fatto di preparazione, di carichi di lavoro, come dicono, però non ci siamo, con molti giocatori non ci siamo. Ecco, non ci siamo perché non li trovo adatti per questa categoria, oppure no, perché non danno quello che possono dare, o se sono questi veramente abbiamo sbagliato. Se sono questi abbiamo sbagliato, devo dire che io e il direttore sportivo abbiamo sbagliato. Speriamo che non siano questi, anche perché oggi ho visto Berardocco molto bene a differenza delle altre volte, quindi sta a significare che comincia a venire fuori. Il portiere è una sicurezza pure per Corì, devo dire. De Pasquale, come si chiama, il 5 è buono. Pezzotti lo conosciamo tutti quanti, che risolve molti problemi nella San Benedettese. E per il resto sono tutti altri rimandati, sperando che... La coppia Fioretti-Mancuso? Da rivedere, ma non a queste condizioni. Grazie Presidente. L'Igos di Filippo, che giustamente oltre alla giovane età e far parte di un organico importante, anche la gioia di aver fatto il gol di pareggio. Sì, ma due gol in due partite non mi è mai capitato, quindi è una bella media, magari portarla avanti il più possibile. Comunque, a parte gli scherzi, io penso sia stata una buona prestazione.
lo sottolinea il fatto che siamo andati sotto e siamo riusciti a rimontare, e alle prime partite con questo caldo non era sicuramente facile. Come ti trovi in questa società? No, alla grande. Sono dei ragazzi come Pezzotti, Sabatino, Sorrentino, lo stesso Pecorin che c'erano l'anno scorso, ci hanno accolto alla grande e ci hanno fatto, ci hanno fatto subito sentire parte del gruppo. Complimenti e bocca al lupo. Grazie, crepi. Lì troviamo Giovanni Di Cornacchini, ormai un abitué per quanto riguarda la Regione Marche, quest'anno è a Viterbo, una squadra costruita anche per fare qualcosa di importante in questo campionato. Oggi può, diciamo che partire caratterizzata da episodi, sei d'accordo? Beh sì, da alcuni episodi mi sembra che io sinceramente sono contento della prestazione che ha fatto la Viterbese, mi sembra che abbia avuto diverse palle gol, quindi vuol dire che ha lavorato in una certa maniera, ha lavorato abbastanza bene, poi gli episodi hanno fatto la differenza, però va bene. Bisogna partire dalle cose positive e cercare di migliorare sempre. Ecco, comunque ci hai portato dei giocatori con te che conosci bene, Malus, Dierna, altri giocatori di categoria. C'era, io ho portato Malus. Malus, però altri di categoria, qui sicuramente per fare un campionato sicuramente di primo livello. Beh, dobbiamo fare un campionato dignitoso, mi sembra che il pensiero del presidente sia molto chiaro. Dobbiamo cercare di far bene, io sono convinto che con il lavoro si possa migliorare, mi sembra che ci sono delle basi buone, io in pratica sono arrivato e la squadra era già costruita in pratica, per cui va bene, insomma, però bisogna lavorare secondo me molto, perché dobbiamo migliorare in alcune cose, c'è la possibilità di farlo e quindi si riparte da quello che abbiamo fatto di buono oggi e poi vedremo. Ecco, avrai il Gubbio in casa, quindi ancora te la puoi giocare per la Coppa Italia. Sì, a prescindere da giocarsi o non giocarsi, noi dobbiamo assolutamente presentarci la prima di campionato in condizioni ottimali, perché abbiamo uno scontro difficile, giochiamo con la Cremonese in casa, quindi una squadra che realmente è costruita per vincere il campionato, e quindi dobbiamo essere pronti per quella partita lì. È chiaro che è una partita contro il Gubbio, servirà a poter crescere a livello di condizione e anche di geometria di gioco. Ma sono sempre fiducioso e ottimista, per cui mi auguro che sia così, insomma. Bocca al lupo. Crepi. Grazie.